Non ci saranno spoiler di alcun genere, se non su quanto già visto dai vari trailer. Trovate inoltre vari timestamps per guardare una parte che potrebbe interessarvi più di un'altra. Buona visione! Dopo un ulteriore rimando da parte di Level 5, i possessori di Nintendo Switch hanno avuto la possibilità di provare la story mode di Inazuma Eleven Victory Road. Presto arriverà anche su altre piattaforme, ma avendole già provata, è giusto parlarne, sia nel bene che nel male. Ho fatto questo video anche per la beta che trovate qui nelle schede in alto, se magari volete andarvi a dare un'occhiata. Ma prima di passare alla modalità storia, parliamo velocemente delle migliorie che sono state fatte nella modalità competizione della beta. L'HUD è stato migliorato sensibilmente, infatti è molto più appagante a livello visivo. Hanno risolto anche vari glitch che rendevano possibile fare gol al portiere senza che questi potesse reagire. Invece adesso è molto più reattivo ed esce più facilmente dall'area per bloccare un possibile intervento del nostro giocatore. È un po' troppo aggressivo secondo i miei gusti personali, però almeno non è come quello di FIFA che abbassa la testa per far passare la palla dell'avversario, questo va detto. Hanno rivisto anche le mosse di tiro, alcune erano troppo deboli, altre troppo forti, le hanno ribilanciate e questo è un bene. Hanno anche rivisto i difensori, almeno quando metti le torrette per la difesa, ecco, quelle sono meno efficaci a seconda del personaggio, cosa che prima non era, prima erano uguali per tutte, adesso sono un po' diverse. E a volte, però, non so se è una cosa voluta, il difensore dell'avversario si butti da una distanza piuttosto considerevole per andare a difendere la palla. Ecco, questa è una cosa che ho visto diverse volte durante le partite contro la CPU, non contro le persone vere, quindi potrebbe essere una cosa della CPU per avere un vantaggio su di te. Certo, la CPU deve essere più forte del giocatore, ma così è un po' esagerato, ma comunque non ha importanza. E la cosa più bella però è che hanno rivisto le partite online, meno male. Ora si può anche abbandonare la partita nel caso il nostro avversario sia troppo forte e gli concediamo la vittoria. Però se si disconnettono, e mi è successo che qualcuno si disconnettesse, si nota la differenza. In quel caso però nell'abbandono della partita, ok, hai vinto, ci sta. Nella disconnessione, stessa cosa. Per fortuna hanno migliorato questo sistema penalizzando solo l'avversario e non penalizzando te. Infatti tutti gli oggetti che hai raccolto fino a quel momento, e anche gli spiriti ovviamente, ti verranno consegnati. Inoltre vincerai la partita a tavolino, piuttosto che tornare semplicemente alla schermata di selezione della partita, la vinci. E quindi ricevi anche le stelle V. E le stelle V stavolta servono ancora. A cosa servono? Per comprare il pass per sbloccare l'eroe leggendario, che è l'Alius Academy a livello 50. È una squadra abbastanza forte, una bella sfida, però si può affrontare solo 5 volte al giorno e non ho capito il senso di questa scelta. Ma comunque almeno le partite online sono sistemate. Ed eccoci qui. Passiamo ora alla modalità storia. Nella modalità storia impersoneremo un ragazzo adolescente di nome Destin Bilos, che si trasferisce nel Kyushu per frequentare la scuola South Cirrus. Ha scelto questa scuola perché eccelle in tanti campi sportivi, ma non ha una squadra di calcio, ed è proprio questo il motivo per cui Destin Bilos vuole frequentare questa scuola, perché non si parla di calcio, non ce n'è neanche l'ombra. E un personaggio a cui non piace il calcio è atipico in Azuma Eleven. Abbiamo visto Mark che ama il calcio, Sonny che ama il calcio, Arion che ama il calcio. Destin invece lo odia. Ma perché lo odia? Ci sarà un motivo che lo porta a odiare il calcio? In fondo nei trailer abbiamo visto che era il manager della squadra di calcio, perché allora adesso lo odia? È cambiato qualcosa magari nel corso della realizzazione del personaggio? Non mi esprimerò oltre, ma trovate nelle schede in alto il video completo alla story mode, quindi se siete curiosi guardatevi quei video e scoprirete perché non sopporta il calcio. Parlando invece del mondo di gioco, l'ho trovato vivo. È un mondo di gioco pieno di studenti, come è giusto che sia, frequentiamo una scuola, vuoi che non sia pieno di studenti? Il giardino è curato, è pieno di piante, di cespugli, di strutture, è vivo, il paesaggio è vivo, l'ambiente è vivo. E quando c'è un ambiente così ricco di dettagli, di modelli, di poligoni, Nintendo Switch tende a inciampare un po' e a far calare il frame rate del gioco. Ecco, succede in Inazuma Eleven Victory Road, ma poco. Ho fatto davvero difficoltà a trovare punti in cui il framerate cala sensibilmente. Per la maggior parte del tempo il gioco scorre a 30, quindi c'è un buon lavoro di ottimizzazione per cercare di far girare il gioco al meglio delle possibilità. Ma una cosa che ha fatto storcere il naso a molti e che non troviamo neanche nel gioco
sono le sfide 5v5. Ora, in un gioco di calcio tu ti aspetti che il protagonista ami il calcio, che non voglia far altro che giocare a calcio con i suoi amichetti, e tu ti ritrovi invece un personaggio che odia il calcio, che non fa neanche le sfide 5v5, dici, ma scusami, si chiama Inazuma Eleven, dov'è il calcio? Beh, Akihiro Ino l'ha spiegato, questo personaggio è atipico, è un personaggio che hanno voluto scrivere proprio per andare in contrasto con quelli che erano Mark e tutti gli altri. È una storia completamente nuova, hanno voluto giocare con un personaggio che non sopporta il calcio proprio per darsi una sfida ulteriore. Ma le sfide ci sono nel gioco, non 5v5, ma 1 contro 3 in genere. C'è Destin Velos che cerca disperatamente di passare inosservato mentre gli altri cercano di a tutti i costi costringerlo a unirsi al loro club oppure a rispettare le regole della scuola anche se lui in realtà non le ha infrante. Insomma, queste sfide non prevedono un combattimento vero e proprio, ma sono più lotte verbali. Per esempio, ti dicono rispetta il regolamento della scuola e tu dici ma io non ho infranto nessuna regola e fai danno. Sì, insomma, è un po' strano, appare molto strano il gameplay, però questo tipo di gameplay non sostituisce le lotte 5v5. Se non ci sono le lotte 5v5 è perché non esiste una squadra di calcio alla South Cirrus. Infatti, devi prima formare una squadra, però il personaggio deve comunque salire di livello, non puoi lasciarlo a livello 1 per tutto il tempo perché... Anche se Destin Velos fa da manager, il manager deve avere un livello alto, conta anche il livello del manager in questo gioco. Ma le lotte 5v5 ci saranno, hanno anche messo degli screenshot ufficiali sul blog di Level 5, oltre che nei trailer. Quindi sentenze come, ah, non ci sono le lotte di calcio, non lo compro. Ma scusami, dove l'hai letto che non ci sono le lotte di calcio? Chi te l'ha detto? Hai visto i trailer? Sì, ci sono, sì, e allora qual è il problema? Akihiro Ino l'ha detto, ha detto, sì, è normale che abbiamo fatto questo gioco senza lotte di calcio all'inizio, perché non c'è una squadra di calcio, però per chi vorrà, nel gioco completo c'è già la modalità cronaca, dove puoi giocare liberamente senza dover per forza avanzare nella storia e sbloccare la squadra della South Cirrus. Queste sfide saranno solo una parte marginale e solo nel primo capitolo, quindi non vi preoccupate, il calcio arriverà dal secondo capitolo in poi, o nella modalità cronaca se non potete aspettare. Dobbiamo però parlare anche dei filmati di gioco. Level 5 è famosa per inserire in tutti i suoi giochi, o quasi, filmati animati. Molto spesso puntano sul primo capitolo per stracaricarlo di minutaggio e di scene animate, e questa volta non fa eccezione. Devo ammettere che il minutaggio che hanno trattato nel primo episodio è davvero alto e spero mantengano questo tipo di filmato anche per tutti i capitoli successivi o quasi, e le animazioni sono state fatte dallo studio MAPPA. Per farvi capire chi è MAPPA, pensate a Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen e Attack on Titan parte finale. Quindi la qualità è davvero alta. L'ultimo punto che voglio trattare è la narrativa. Sembra che abbiano voluto adottare un tono più maturo per parlare della storia di Destin e anche degli altri personaggi. È la prima volta, o meglio la seconda, grazie a Professor Layton, che mi ritrovo con le lacrime agli occhi su un gioco di Level 5. Sarà che il modo in cui Destin ci dice perché odia il calcio, il modo in cui il doppiatore recita quella scena, suscitano un'emozione davvero unica che ti fa provare empatia per il personaggio. Ed è stata davvero una scena potente dal punto di vista sia emotivo che narrativo. Io spero solo che se questo gioco dovesse venire doppiato in italiano, i doppiatori riescano a regalare le stesse emozioni che il doppiatore giapponese ha saputo dare. Il punto dolente, però, è che il gioco deve, secondo me, venire smussato un pochino agli angoli. Gli angoli sono ancora un po' troppo spigolosi e sicuramente modificheranno ancora qualcosina, i parametri dei giocatori verranno sicuramente rivisti e gli oggetti nel negozio sicuramente verranno ampliati una volta che la beta sarà nella fase golden, quindi che sta lì lì per uscire, insomma. Vediamo come si svolgeranno i fatti. Io sono pronto più che mai per imbarcarmi in questa nuova avventura di Inazuma Eleven che... purtroppo mi sento di dire che non uscirà quest'anno, ma è chiaro che non uscirà quest'anno. E spero di sbagliarmi, spero davvero di sbagliarmi, perché abbiamo avuto Megaton Musashi ad aprile, avremo in ottobre Fantasy Life,
Il prossimo anno dovremmo avere Inazuma Eleven e Decapolis, e quindi nel 2026 il professor Layton. E vediamo come vanno le cose. Magari, oh, ce la facciamo a insaccarla da qualche parte Inazuma Eleven quest'anno? Per gli europei? La vedo dura, ma mai dire mai. La strada che hanno intrapreso è davvero buona. Ad ogni modo, amici miei, per questo video è tutto. Vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione trovate sempre tutti quanti i link utili per seguirmi dove vi pare, se vi va. Nelle schede trovate tutti quanti i video che vi ho menzionato prima. E ci vediamo alla prossima. Ciao!